L'uomo pallido è la creatura più sconvolgente del labirinto del Fauno, capolavoro cinematografico di Guillermo del Toro. In questo video scoprirete tutto sulle origini della creatura, che risultano indissolubilmente connesse con la storia dell'arte, in particolare con Francisco Goya e le pitture nere. Del Toro, innanzitutto, è un grande fan di Goya. Il Colosso del Prado, ad esempio, fu di ispirazione per Pacific Rim, ma in generale il regista ha attinto molto dal mondo dei capricci e delle pitture nere, soprattutto per quel che riguarda il regime e la corruzione, nel clero e nella classe politica. Il labirinto del Fauno nasce da un sogno lucido di Del Toro, nel quale gli si materializzò, fantastico e misterioso, l'essere omonimo. L'uomo pallido, viceversa, venne costruito a partire da un celebre quadro che abbiamo già visto qui sul canale. Si tratta del capolavoro del Saturno di Francisco Goya. Proviamo ad immaginare la scena. Del Toro, uomo colto e appassionato d'arte, ammira il quadro a Madrid, nel Museo del Prado. Rimane affascinato e suggestionato da quella feroce inaudita, da quell'oscurità terrificante, dalla vergogna del mostro ridotto a bestia. Una violenza simbolica mai fine a se stessa. L'idea è geniale e gli ingredienti validi ci sono tutti. Vediamo adesso nel dettaglio quali elementi ha ripreso Del Toro per costruire la base per il suo uomo pallido. Innanzitutto, il più evidente è il cannibalismo, che accomuna i due esseri. A questo aggiungiamo la vecchiaia e soprattutto la nudità. L'uomo pallido, come Saturno, sembra essere stato colpito da una terribile maledizione, che lo obbliga a cibarsi degli esseri umani, bambini in questo caso. Francisco Goya, viceversa, sappiamo bene che disattende tutto questo. Se volete saperne di più sulla ragazza uccisa da Saturno, andate a vedere il video dedicato. Il modo di uccidere cruento è il medesimo. L'uomo pallido divora le sue vittime lasciando soltanto le scarpe, collezionandole quasi come fossero macabri trofei. Nel film stacca la testa alle fate, citando così il Saturno. Ma non è tutto. L'omaggio di Guillermo del Toro a Francisco Goya diviene ancora più ricercato se consideriamo gli affreschi che decorano la dimora del mostro. Si tratta di un vero e proprio omaggio alle pitture nere della Quinta del Sordo. Prima di proseguire col video, ti ricordiamo di iscriverti al canale, lasciare un like e di condividere il video per supportare questi contenuti. È anche grazie a te che è possibile realizzarli. In questo video stiamo chiarendo la genesi del mostro e sottolineando l'importanza dell'eredità artistica di Goya. Riproporre il medesimo Saturno, tuttavia, sarebbe stato fin troppo banale per Guillermo del Toro. L'idea del tiranno cannibale nudo era vincente, ma occorreva dargli una nuova forma, altrettanto se non più spaventosa. Lo spunto vincente, quasi picassiano nella ricombinazione anatomica, derivò dalla mitologia giapponese, in particolare da uno yokai, uno spettro, un'entità malefica nel caso di specie, chiamata Tenome, letteralmente occhi sulle mani. L'idea di riproporre gli squarci sui palmi delle mani, nei quali inserire i bulbi oculari, venne considerata raccapricciante al punto giusto. Del Toro la scelse per l'affinità con Saturno in alcune leggende. Il Tenome, infatti, andrebbe a rappresentare lo spettro di un cieco che venne derubato e poi assassinato. La mostruosa creatura, assetata di vendetta, iniziò in seguito a cibarsi degli esseri umani. La vera natura del Tenome non è nota, ma le sue origini ci vengono chiarite da alcuni racconti della tradizione popolare. In una fredda notte illuminata dalla luna piena, un uomo venne assalito da un malvivente nell'aperta campagna. La vittima riuscì a trovare rifugio nell'unica locanda aperta nelle vicinanze. Si chiese se fossero allucinazioni o meno le aberrazioni che aveva visto e che adesso torturavano la sua psiche. Nonostante la paura di non essere creduto, raccontò tutto all'oste. Questi ascoltò attentamente e la sua espressione si fece più seria e turbata non appena udì di un mostro che possedeva gli occhi sui due palmi, ma nessuno sul viso. Dopo avergli offerto da bere, l'oste iniziò a raccontare la sua storia. Molto tempo addietro, nel silenzio incontaminato di quei campi, venne assalito e derubato un povero contadino cieco. Il gruppo di ladri non si limitò a privarlo soltanto dei suoi averi. Iniziarono a picchiarlo con crudeltà, con una foga e una violenza inaudite e del tutto ingiustificate, nel mentre ridevano e lo schernivano per la sua condizione. I colpi aumentarono, si fecero sempre più forti, fino a non sentire più alcun suono.
Il povero cieco cadde a terra, in una pozza di sangue, il suo. Quindi i ladri si dileguarono nei boschi. Mentre il pover'uomo giaceva morente sull'erba macchiata di rosso, gridò forte al cielo con il suo ultimo respiro. Se soltanto avessi potuto scorgere i loro volti, se avessi avuto degli occhi capaci di vedere, anche se solo sui palmi delle mie mani. Infine spirò. Quella morte violenta e ingiusta, così carica di risentimento, e soprattutto quella singolare quanto ambigua supplica, suscitarono la curiosità e l'attenzione delle entità demoniache superiori. Fu quel sentimento di odio a riportarlo sulla terra, a farlo rinascere sotto forma di uno yokai umanoide, un essere mostruoso, con gli occhi sui palmi delle mani, in un tragico e grottesco avveramento del suo ultimo desiderio mortale. Il vecchio cieco ritornò in vita così, sotto forma di entità malefica. Iniziò a vagare per i campi e i cimiteri, mietendo vittime ignare, non soltanto ladri. Chiunque aveva la sfortuna di incontrarlo faceva una brutta fine. In particolare, il tenome era solito cibarsi unicamente delle ossa della vittima, che finivano letteralmente risucchiate dalle sue fauci. Tutto ciò che restava era la pelle e gli induenti. Il mostro di Del Toro è molto diverso dal tenome tradizionale, nella forma e nella sostanza. L'uomo pallido sembra fagocitare le sue vittime per intero, come una rana o semplicemente come Saturno, senza lasciare alcuna traccia. Questo ci viene confermato da un indizio, la totale assenza di resti ossei. L'unica cosa rimasta delle prede che non sono riuscite a fuggire è l'inquietante montagna di scarpe. Le differenze col tenome originale sono numerose. Il mostro giapponese può muoversi con grande velocità e vanta un olfatto particolarmente sviluppato per la caccia. Viceversa, l'uomo pallido ha le sembianze di un vecchio decrepito ed è incapace di individuare la sua vittima senza il contatto visivo. Vediamo adesso i principali elementi di contatto con Saturno e l'uomo pallido ripresi e sviluppati da Del Toro. Innanzitutto, la vecchiaia e il cannibalismo. Questi primi aspetti sono comuni al Saturno. Quindi, gli occhi sulle mani, la cecità, la natura grottesca, tragicomica e sovrannaturale, l'entità demoniaca associata al fuoco, il camino, l'oro e il rosso. In sostanza, il principale elemento horror ripreso da Del Toro e la presenza degli occhi sui palmi delle mani, il tutto innestato sul modello artistico del Saturno di Goya. Uomini che hanno perduto la loro umanità. Il significato filosofico è sicuramente interessante e lo vedremo un'altra volta, ma adesso ci stiamo concentrando unicamente sulla forma, la genesi del mostro. Ed entrambi, sia Saturno che il tenome, hanno un grande difetto, le sembianze umane. Non basta, Del Toro vuole usare di più e sperimentare ulteriormente. Serve un aspetto maggiormente mostruoso, eppure ancora riconducibile alla natura, al mondo animale. Per il volto, il regista si lascia ispirare liberamente da una manta. In particolare, Del Toro sviluppa le appendici delle pinne cefaliche per rendere l'idea di un mostro marino invecchiato e sofferente, ed è come se il suo viso si stesse lentamente sciogliendo. Indubbiamente, l'elemento acquatico è ancora ben visibile nella sua creatura, vecchia e biancastra, che risulta la sintesi di almeno tre cose: il tenome, Saturno e la manta. L'eredità dell'uomo pallido è importante. La celebre saga di Resident Evil ha sviluppato delle armi biologiche acquatiche che rimandano proprio alla creatura di Del Toro. La pelle cadente, il comportamento, la camminata sono le medesime. Ma l'esempio più importante, forse, sta proprio nel film premio Oscar La forma dell'acqua, sempre di Del Toro. In questo caso, la creatura, pur essendo ben fatta, risulta forse eccessivamente grottesca e inoltre è stato già visto, decisamente inferiore al fauno e all'uomo pallido. Volete saperne di più? In entrambi i casi, il ruolo è recitato dallo stesso attore. Si tratta del contorsionista americano Doug Jones, presente in gran parte delle pellicole di Del Toro. Nel labirinto lui è significativamente sia il fauno che l'uomo pallido. Il libro, poi, espande la storia ulteriormente, svelando un'inquietante verità che in vero risultava già palese. Il mostruoso essere, infatti, non è soltanto un animale che caccia per mera istintività, anzi, tutto il contrario. È pienamente consapevole di quel che fa. È un uomo, appunto, seppur ormai condannato alla bestialità. Ed è in ciò che si realizza il collegamento più brillante con le pitture nere di Francisco Goya, molto amate da Del Toro. L'uomo pallido è un figlio di Saturno, nato dalla terrificante oscurità della Quinta del Sordo.
Se hai apprezzato questo video, ricordati di lasciare un like, condividerlo ed iscriverti al canale per supportare questi contenuti. E anche grazie a te che è possibile realizzarli. Grazie per la visione.